Copertina time! Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Allora, che cosa vi faccio vedere oggi? Vi voglio parlare di due acquistini. Un acquistino è un acquisto bello, grosso, importante che ho fatto. Ma perché ho fatto sto video? Allora, innanzitutto mi ero data lo smalto perché ho detto ora registro un video di tarocchi. Con i nuovi tarocchi per il canale ASMR. Non ho fatto in tempo a collegare il microfono, iniziare a parlare, è partito il vicino con le motoseghe, cioè il vicino c'ha un giardino enorme, una siepe infinita, e praticamente ora si va nell'epoca in cui se si vuole registrare bisogna sperare che piova, perché quando c'è il sole c'è sempre qualcuno che sega, che usa il frullino, che taglia l'erba, quindi è un delirio. Vabbè, quindi ho detto ok. Nel frattempo è arrivato il corriere che mi ha portato queste due maglie e quindi ho detto vabbè dai, ormai faccio un videuzzo dove faccio vedere queste due maglie, dove faccio vedere l'acquistone che ho fatto, che ancora non ve ne ho parlato perché prima di parlarne lo volevo testare, ora comincia a essere già una ventina di giorni che la uso e quindi mi sento di poterne parlare in modo ampio. Aperta parentesi, mentre preparavo il set ho ascoltato un video di Daria al Naturale, ha fatto un video molto molto interessante. Allora, lei ha un canale che parla soprattutto di sostenibilità, quindi capite a me, lo sapete, io non, cioè, ci provo, ma niente a che vedere con lei, anche perché lo vedete, sono ancora nella fase che compro molte cose, però magari andrò anch'io, spero, verso un'evoluzione un po' meno consumistica, perché mi rendo conto, insomma, che un po' troppo consumismo ce l'ho. Vabbè, come al solito io mi perdo nei discorsi. Dicevo, ha fatto un video interessantissimo che si chiama Prodotti che credevamo sostenibili ma non lo sono, e ha parlato della filiera dell'avocado. Io sono rimasta sconvolta. Ora, a me non me ne frega nulla direttamente perché l'avocado non lo compro, non lo mangio, non mi piace, però ragazzi è una cosa che si è diffusa tantissimo e c'è dietro una situazione veramente drammatica, quindi se vi interessa vi consiglio il canale di Daria e di andare a vedere, cioè se vi interessa l'ecosostenibilità, queste cose qui, veramente è una persona da seguire, perché poi soprattutto è semplice, non fa la maestrina, non è una di quelle che giudica, per cui lei porta la sua esperienza, insomma, molto molto in gamba, mi piace molto quella ragazza. Bon, chiusa parentesi, passiamo invece al consumismo. Allora, ho preso queste due maglie di C e A, che però, se non ricordo male, mi sembra che questa sia un'azienda abbastanza sostenibile per quanto riguarda l'abbigliamento. Allora, una è questa qui che avevo acquistato, e siccome mi ci sono trovata bene, cioè che è molto aderente, vedete, è molto aderente però di una morbidezza. Io ho altre maglie aderenti che però mi danno fastidio, mi tirano. Invece questa qui ha lo scollo a V perfetto, perché non è troppo scollata, non è troppo accollata. Quindi è un modello che mi è piaciuto tantissimo. La sento comoda, non mi tira, non mi strizza, cioè veramente morbida perché c'è la viscosa dentro. E ho detto, vabbè, fammi andare a vedere se ne trovo, sempre dello stesso modello, della stessa marca, fatemi vedere se trovo altri colori. Ce ne erano diversi, ne avevo messe 4 nel carrello, poi ho detto, via Monica, non esagerare, 2. E ho preso questi due colori qui, azzeccati, nel senso che il rosa pensavo fosse un... Da che parte si apre? No, perché mi sono data allo smalto, insomma, sciuparlo subito, aprire i sacchetti mi scoccia anche. Ecco, no, niente, non è di quelli incollati, ma è proprio la plastichina, come si suol dire, quella saldata, quindi niente, non si apre. Dicevo, il rosa sembrava un rosa un pochino più caldo, che ho detto, ah, un rosa caldino non mi sta male, e invece è un rosa abbastanza confettoso, che
A me stanno bene i rosa un po' più terracotta, quei rosa un pochino più caldini, però non la rimando indietro, eh. E è identica appunto a quella sotto, sempre molto morbida, perché l'ho presa rosa perché ho detto anche per cambiare, perché grigio, grigio su grigio, magari ecco, ci metto un sottorosa anche con la felpina grigia, oppure ho pensato appunto di abbinarla ad altri colori che avevo, a un marrone, un beige, però effettivamente dal sito non sembrava questo rosa qui, sembrava un rosa più caldo. Invece l'altra maglia che ho preso, che lì per lì ho detto ah, questa mi sa che è un azzardo, che sul sito sembrava un giallo sparaflesciato, ho detto ma quel giallone lì non mi sta, invece è arrivata che non è gialla, è un verde, uno di quel verde, aspetta, come viene chiamato verde, non lo so, insomma ce l'ho in palette, ecco. È un verde che ho in palette, che mi piace molto e che mi sta bene praticamente, essendo in palette poi questo l'abbino con tutto, ma ho un'altra maglia verde tutta mélange che quest'anno non ho ancora indossato perché era a casa del marito, è una maglia che mi metto più per uscire, non esco mai, cioè nel senso non esco mai, esco magari per andare al canile a fare la spesa e so, non me la sono mai messa quella maglia lì. Ho delle maglie che le tengo nell'armadio, delle cose un po' meglio, però d'altra parte se non vado da nessuna parte. Quindi questa qui, ecco, diciamo che questa, i colori non sono così fedeli. Ecco, questa pensavo fosse meglio e invece è peggio. Questa che pensavo fosse un colore tragico invece è perfetto, perché poi appunto io di questo colore ho anche un giacchettino, ho diverse cose. Che abbino con le camicie in seta di Lily Silk, però a volte la camicia io la trovo un po' noiosa. La seta è morbida, ci si sta da Dio, però tipo se devo fare le faccende, le cose, a me il polsino mi dà fastidio, quindi insomma, la maglia è molto più pratica, ecco. Quindi devo dire che ero convinta che mi arrivasse una maglia sì e una no, e è arrivata una maglia sì e una no, ma non quelle che pensavo. Ma veniamo alla cosa, al grosso investimento che ho fatto. Scusate, ma mi sa che mi comincia a dar noia l'allergia. Perché mi pizzica il naso. Ce l'ho anche rosso. Oh mamma, guardate il naso rosso che c'ho. Vabbè. L'altra cosa di cui vi voglio parlare è stata invece un investimento bello tosto, perché per colpa di mio marito, perché ho comprato il Dyson. Perché per colpa di mio marito? Perché allora, problema, casa mia da quando c'è Tara spela tanto lei, ma soprattutto è tutto un via vai nella sabbiera, perché poi stanno due gatti in casa chiusi da soli, mentre quando io abito qui Biagio sta molto fuori, quindi c'è solo Tara praticamente che fa i bisogni in casa. Adesso sì, sta 2 o 3 ore fuori Biagio, ma poi tutto il resto del giorno è qui. Quindi sta sabbiera che hanno la capacità di portarmi i pippolini della sabbiera ovunque, nel salotto, sotto il letto, cioè perché poi vanno a dormire sul letto, quindi io ho sti sassolini della sabbiera ovunque. All'inizio ho detto, vabbè, provo a cambiare la sabbiera, a prendere quella di mais. E l'ho presa e devo dire che mi piaceva molto, aveva di comodo sta sabbiera che era tutta da buttare praticamente nel WC. Occhio, perché non tutte quelle di Maisa sono così. Quella c'era scritto che si poteva buttare nel WC, quindi era anche comoda. Ho detto provo a prendere quella di Mais, magari è più leggera e l'aspirapolvere, i pippini che trovo in giro me li tira su. Perché qual era il problema con la lettiera in silicio? Il problema era che non me li aspirava, cioè. Io passavo l'aspirapolvere, perdevo tempo tutti i santi giorni a dare questa scopetta e non mi tirava su la sabbietta di silicio. Quindi ho preso quella di mais. Quella di mais un pelino meglio, però diciamo che la scopetta che avevo io funzionava benissimo per i peli, per la lanugine, per le cose super, per la polvere, per le cose super leggere. Però questi pippini della sabbietta o cose un po' più sostanziose non me le tirava su. Quindi ho detto, guarda, poi allora va anche detto che l'ho bruciata quella scopetta lì da quanto l'ho usata e secondo me non aspira neanche più come
come era una volta, eh? Quindi niente, quella ha provato anche Luigi a vedere se l'aggiustava, ma quindi ho detto: senti Luigi, io voglio comprare un Dyson. Voglio prendere un Dyson, andiamola a vedere. Infatti, io l'ho comprata da Euronics, negozio fisico. C'è in vendita anche su Amazon. Io vi lascerò il link. Però ho deciso di prenderla da Euronics perché lo sapete, io trovo giusto che se si va in un negozio fisico a vedere qualcosa per provarlo, per vederlo, per toccarlo con mano, è giusto comprarlo lì. Trovo veramente una cosa bruttissima andare nei negozi fisici a vedere, a provare le cose e poi ordinarle online. Quindi sono andata a vederla all'Euronics e l'ho comprata lì, ok? Però se voi la volete prendere tramite il mio link affiliato, io ve lo lascio, fate voi. Dicevo, sono andata lì. All'Euronics gli ho chiesto, fammi vedere, diceva c'è questa promozione che ti costava sulle 400 euro, che non è poco. Niente, però con mio marito, niente, ha fatto, a farla corta, mi ha fatto prendere quella che costava di più, punto. Perché fa quello e fa quell'altro, e PTT e patatà, e poi non puoi comprare una scopetta all'anno, non ti voglio più sentire brontolare quando passi la scopetta, perché effettivamente io la passo, in estate che ci abito, la passo 2 volte al giorno, ora la passo tutti i giorni comunque, poi torno a casa del marito, la passo anche lì, quindi non vado in palestra, ma mi sto facendo praticamente muscoli a passare le scopette in terra. Per un po' ho usato l'aspirapolvere col filo, però ragazzi, l'aspirapolvere col filo, ottima quella della Miele che ho, però un conto è se fai una volta a settimana la pulizia più profonda, ma passarla tutti i santi giorni in una casa piccina, piena di oggetti, piena di fili, era un delirio. Insomma, si è comprato questa scopa Dyson, ottima, ok? Ho detto no, la voglio provare, allora l'ho provata. È veramente, ecco, questa mi aspira di tutto. Che poi nel frattempo io con la sabbietta quella in mais, che succedeva? Che mentre quella di silice me la portavano a giro, ma non mi facevano pappetta in terra, quella di mais, se avevano i piedini bagnati magari di pipì, mi lasciavano tutto il pesticcio di pipì mescolato col mais. Quindi ottima la sabbiera di mais se la potete tenere in un posto che poi i gatti non vi vanno a pesticciare per tutta la casa. Quindi sono tornata alla sabbiera di silicio. Ognuna delle due ha pro e contro. Quella di silicio è un po' peggio perché poi quando comincia a essere piena di pipì, insomma, però ragazzi, d'altra parte in qualche modo bisogna fare. Niente, questa mi aspira tranquillamente tutto, la sabbiera di silicio, le briciole, tutto per benino. Che cosa ha di particolare? Ora, questo modello qui è quello che costa di più perché è l'ultimo uscito. Allora, vabbè, c'ha l'applicazione, c'ha tutta la funzione che addirittura ti analizza quello che ti aspira. Ora, a me personalmente non me ne frega niente, non sono una che ha bisogno di andare a vedere, però se ci sono persone con forti allergie, con particolari problemi, quella ti fa vedere se c'hai particolari virus, batteri, cioè proprio te li analizza, te li scannerizza e ti dice cosa hai raccattato in casa. Poi quello che ha di buono è che dura tanto la batteria, nel senso che quando è carica c'è un'autonomia di 40 minuti. Quindi ha voglia te che passare. È molto comoda per pulirla. Allora, intanto si sfila bene sia la parte alta che quella bassa e è facile e veloce mettere anche l'attrezzino, quello per aspirare tipo il materasso, le poltrone. Poi c'ha due spazzoline diverse, una che va anche sui tappeti, un'altra invece con la luce. Quella con la luce non l'ho ancora usata, per ora sto usando quella che mi va anche sui tappeti. Insomma, e poi per svuotarla praticamente basta staccarla e tirare giù un affarino, si apre tutta da sé, ti spara tutto il sudicio dentro la pattumiera, te non devi toccare niente, insomma è veramente comoda. Che cosa ha di comodo? È che si può anche autoregolare, cioè se io la metto a diverse funzioni, la posso mettere eco, automatica o forte. Forte per ora non ho avuto bisogno di metterla perché aspira da sé. Se io la metto in automatico, praticamente fa da sé. Tiene un minimo e se trova delle cose più grosse, più sudice, aumenta la potenza da sola e aspira da sé.
contro. L'unico contro è che è un pochino pesante. Ecco, io ero abituata all'altra che era leggerissima, questa è un po' pesante. Però, visto che non vado in palestra, sto cominciando ad usarla un po' con un braccio, un po' con un altro, cerco di usarla di più anche con la sinistra, che è il braccio un po' più debole, così magari faccio anche un po' di palestra. Bene, dai, nel frattempo vi avrò messo appunto le clip, le foto di questa scoperta. E che dire, ragazzi, io fatemi sapere se anche voi avete il Dyson. L'ho pagata veramente un botto, l'ho pagata proprio tanto, tanto. La speranza è che duri tanto, perché veramente, cioè, come dice mio marito, non si può comprare una scoperta all'anno, anche se io la uso veramente tantissimo, ma insomma, devo dire che credo che siano soldi spesi bene.